È calato il sipario sulla edizione numero 26 del Premio Internazionale della Fotografia Cinematografica Gianni Di Venanzo. Domenica scorsa al Cineteatro Comunale di Teramo si è svolta la cerimonia di consegna degli Esposimetri d'Oro in quella che è stata una festa del cinema e nella quale sul palco, con la conduzione di Antonella Salvucci, si sono alternati attori come Massimo Popolizio, Ninetto Davoli e Cinzia Leone, la madrina Gaia De Laurentiis. L'Esposimetro d'Oro per il film italiano Miss Marx di Susanna Nicchiarelli è andato alla francese Christelle Fournier. Je suis très honorée. I'm very glad. Sono particolarmente contenta non solo per questo premio che è un grande onore, ma anche proprio per il film che ha fatto. Sì, dice che non è stato difficilissimo, però ha dovuto combinare la luce dell'epoca con la modernità, quindi con un'innovazione e far combaciare i due periodi. Forcément très réaliste e une partie qui est réaliste parce que c'est à base de bougies. È stata la moglie Adriana a ritirare il premio alla memoria assegnato al marito Carlo Di Palma, che ha lavorato in 13 film accanto al noto regista Woody Allen e che di Venanzo è stato allievo. È stato il suo grande maestro e per lui fondamentale nella sua vita professionale. E Carlo non faceva che ripetere molto sovente grazie Gianni. Ma lui ha pensato, ed era la prima volta che accettava di andare a lavorare in America, ma ha pensato che Woody era il regista giusto per lui perché era di cultura europea e aveva voglia di portare il suo punto di vista, la sua luce ai film di Woody. Sulle immagini del film di Gianfranco Rosi, Fuoco a Mare, momento speciale è stata l'assegnazione del premio Integrazione e Solidarietà, intitolato a Marco Pannella, al sindaco di Lampedusa Salvatore Totò Martello. Perché invece di esaminare e cercare di risolvere il fenomeno delle migrazioni, si tenta di continuare a costruire nuovi muri. E in questo modo l'unica cosa che emerge è il disinteressamento totale da parte di una parte dell'Europa a non voler affrontare il fenomeno delle migrazioni. Rebecca e Tania, grazie.